Benvenuti a questa nuova edizione di Senior News. Vediamo i titoli. Covid, da oggi l'Italia si colora di giallo, in calo la pressione sugli ospedali. Scompenso cardiaco, l'importanza di corretti stili di vita. BPCO, il fumo nemico numero uno. È Orta San Giulio il miglior comune italiano per invecchiamento attivo e solidarietà tra generazioni. Da oggi l'Italia si colora di giallo. L'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità fa ben sperare nel fatto che ormai la terza ondata della curva epidemica da Covid-19 stia scemando. I ricoveri infatti si sono quasi dimezzati nell'arco di un mese e cala di settimana in settimana la pressione sulle terapie intensive. Intanto prosegue a ritmo spedito la campagna vaccinale. Entro luglio, ha sottolineato il commissario straordinario all'emergenza Covid Figliuolo, vogliamo vaccinare il 60% della popolazione. L'obiettivo è ottenere l'immunità di gregge entro settembre. Lo scompenso cardiaco è una condizione in cui il cuore non riesce a pompare un'adeguata quantità di sangue per supplire ai fabbisogni dell'organismo. Seguire attentamente le cure prescritte dal medico è fondamentale, così come è molto importante un cambiamento nello stile di vita che può migliorare i segni e i sintomi di un'insufficienza cardiaca e prevenirne la progressione. Sentiamo. Quanto conta, ecco, seguire anche un corretto stile di vita? Beh, è assolutamente fondamentale, perché se pensiamo che da un punto di vista probabilistico o statistico la presenza di tutti questi che noi chiamiamo fattori di rischio, che sono la dislipidemia, cioè il colesterolo alto, il sovrappeso, la pressione alta, il fumo di sigaretta, eccetera, sono l'ipertensione arteriosa, sono tutte condizioni che fanno aumentare, non provocano necessariamente scompenso cardiaco, cardiopatia ischemica o ipertensione polmonare, ma possono far aumentare assolutamente il rischio che queste condizioni patologiche si verifichino. Ovviamente anche l'assenza di questi fattori di rischio non ci pone, come dire, a rischio zero, non significa che non si verificheranno mai alcuni, non si verificherà mai alcun problema, ma la riduzione dei fattori di rischio è assolutamente fondamentale. La BPCO è un insieme di malattie respiratorie che interessano polmoni e bronchi e provocano difficoltà a respirare. È una condizione cronica i cui danni sono spesso irreversibili e possono essere solo controllati. È fondamentale la prevenzione, iniziando dall'abolizione del fumo, una delle prime cause di questa malattia che colpisce solo in Italia 3 milioni di persone. Sentiamo. Penso che un paziente con la BPCO, se è stato ben educato dal proprio medico, dallo specialista di riferimento, non possa continuare con l'abitudine tabagica, perché gli accorcia la vita, non è terrorismo, è tutt'altro. Cioè andarsi a cercare i guai non serve a nessuno, non serve mai, ma farlo con le proprie mani, se ce ne manda il Padre Eterno, perché ce n'è, vabbè, pazienza, ma se ce ne dobbiamo andare a cercare noi, il fumo è proprio, in un paziente con la BPCO, la certezza che un guaio più grosso ci arriverà sulle nostre spalle. Veramente voglio sperare che anche i dati però un po' orientano in questo senso, che veramente i fumatori malati si sono ridotti in maniera sostanziale. È inutile dire, con queste premesse, che ovviamente chi ancora sia vittima di questa abitudine malsana deve mettere uno sforzo, un impegno. Ci vogliono un paio di settimane per liberarsi della fase più acuta, perché ci vuole un periodo necessariamente, ma passano presto 2 settimane. Orta San Giuliano è risultato il miglior comune italiano in quanto attuatore di buone politiche e azioni che promuovono e recuperano lo scambio intergenerazionale tra giovani e anziani e farà scuola. A stabilirlo una ricerca statistica eseguita nell'ambito del progetto Comuni Chiamo, che ha valutato l'attrattività giovanile e le pratiche sull'invecchiamento attivo e solidarietà fra le generazioni. Non solo, grazie a questa indagine, Orta sarà presa come riferimento per individuare quali fra i servizi, le iniziative e le buone pratiche attuate nel comune possano essere replicabili in altri paesi del Piemonte e dell'Italia. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, arrivederci a domani.